Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Puntata di servizi e interviste tutta dedicata alla marcia per la pace che si è svolta sabato scorso a Pianella ed è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, tra preghiere, parola di Dio, testimonianze e insomma, canti che hanno caratterizzato la marcia e la successiva celebrazione eucaristica. Ma ascoltiamo adesso le parole introduttive di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti e una delle testimonianze rese durante la marcia. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Questa sera vorrei fare a tutti voi che siete riuniti qui una domanda. Sapete cos'è nel vostro cuore? Sapete qual è il desiderio più profondo che il vostro cuore può concepire? Lo abbiamo ascoltato poco fa da una testimonianza che è stata data ai giovani e ai giovanissimi. Il desiderio più grande del cuore, se lo ascoltiamo bene, se siamo pronti a fare spazio a quanto emerge dal nostro cuore, è l'amore. È la pagina della prima lettera di San Giovanni Apostolo che abbiamo ascoltato ora. Ci riporta ancora una volta a riconsiderare l'effetto fondamentale dell'amore. E possiamo aggiungere, secondo le parole del Papa che ci ha indicato come tema della giornata mondiale di preghiera per la pace, che l'amore che si sviluppa nella fraternità e nella verità può essere realmente il cammino per gustare e per creare la pace in noi, intorno a noi e lontano da noi. L'impegno nostro è individuale, ma può diventare un impegno di popolo. Questa sera siamo tanti. Siano ringraziati il cielo e il Signore che ci concede di vivere questo momento di fraternità. E pensiamo a chi purtroppo vive lontano dalla fede, a chi purtroppo vive le strade dell'odio e della incomprensione, a chi vive le strade della non fraternità, dell'egoismo e della cattiveria. Per loro preghiamo, perché si convertano e per noi chiediamo che il Signore ci conceda realmente di impegnarci per una fraternità che costruisce la vera pace. Buona marcia a tutti. Una breve testimonianza sul tema del primo tratto della marcia che abbiamo svolto, che è il tema della solidarietà. Quindi ascoltiamo la testimonianza di Ezio Aceti, che è un nostro amico che è venuto qui per stare con noi in questa marcia e che fa parte del movimento dei Focolarini. Ho avuto la fortuna un giorno di conoscere un vescovo, Don Elder Camara. Mi ricordo le sue parole, nella sua testimonianza. Lui era vescovo di Recife e a proposito delle favelas lui difendeva i poveri. Una volta ci diceva che ogni tanto riceveva nella sua casa una telefonata che gli dicevano: abbiamo messo una bomba nella sua casa. E lui rispondeva così: ti ringrazio, fratello, che mi hai preparato a morire bene. Queste parole, insieme ad altre testimonianze che lui mi ha lasciato, una volta diceva che gli telefonavano dicendo: ma insomma, questi poveri protestano, lei che cos'ha da dire, eccellenza?
E lui rispondeva così: la protesta di fronte all'ingiustizia è amore puro. È stato così anche per me. Ho provato anch'io a cercare di vivere secondo il Vangelo. Mi ricordo una volta nel mio paese arrivava una persona povera, con la chitarra, era un barbone, tutti lo rifiutavano. Ho sentito dentro di me che Gesù mi diceva: qualunque cosa avete fatto al minimo l'avete fatto a me. L'ho ospitato in casa, gli abbiamo fatto la doccia, gli abbiamo dato i vestiti. E dopo ho sentito una gioia dentro di me, perché c'è una regola dell'amore. Ogni volta che noi ci apriamo, noi proviamo dentro di noi la gioia. Sono andato avanti così per quanto ho potuto. Con altri confratelli ho fondato un centro per le famiglie. E poi mi sono laureato e sono andato a lavorare in un centro per handicappati gravi, quelli che vivono sul lettino, che molte volte non capiscono niente. E mi ricordo in quel periodo che una volta sono andato a Roma a un ritiro spirituale e il teologo di turno diceva: Dio crea tutto per amore. Ho avuto un momento difficile, non mi vergogno a dire questo. Ho detto: no, qui Dio ha sbagliato. Per fortuna l'incontro durava 3 giorni. Sapete, nel 3° giorno arriva sempre la resurrezione. Mi è arrivata una luce. Che cosa fanno i poveri, gli handicappati gravi, le persone più sfortunate, quelle più fragili? Costringono noi a occuparci di loro. Ho capito questo, che quello che è in disagio, che è solo, se noi apriamo il cuore, ci costringe ad aiutarlo. E sapete qual è il miracolo? Che nella misura in cui noi ci apriamo a loro, sentiamo che la nostra vita si realizza. Vorrei chiudere questa breve testimonianza con un suggerimento a tutti voi. Vi auguro di prendere una malattia, la stessa malattia che aveva il più grande santo dell'educazione. Dobbiamo concludere la marcia con la sua stessa malattia, la malattia che aveva San Giovanni Bosco. Sapete qual era? Lui viveva nella Torino povera, Valdocco, l'oratorio, e lui quando vedeva un delinquente, un giovane sbandato, lui non riusciva a vedere la parte negativa, vedeva la parte positiva. Ecco, il seme della fraternità è questo. Cerchiamo di vedere la parte positiva in noi, perché vedete, se voi andate in un posto e ci sono 10.000 persone e queste sono su, dopo 3 giorni vi tirate su anche voi. Siamo intelligenti se coltiviamo la parte positiva. La seconda malattia che aveva San Giovanni Bosco era questa, che quando lui vedeva una persona che sbagliava, lui la vedeva come una che può sempre ricominciare. Essere solidari con gli altri vuol dire vederli come persone che possono sempre ricominciare. E la terza sua malattia è questa. Io vi auguro di vivere 100 anni, ma la cosa più preziosa che abbiamo è l'attimo presente, è l'attimo presente. Vogliamo essere solidari? Facciamo un patto fra di noi questa sera. Dimentichiamoci i torti che abbiamo, gli sbagli che abbiamo. Facciamolo un bel pacchetto e diamoglieli a Dio. E sapete che cosa succederà? Che Dio non resiste e arriva. Trasforma tutte queste cose negative in positive. Perché Dio ha un grave difetto, che dobbiamo prendercelo tutto. Che dimentica tutti gli sbagli. E in questo modo riusciamo a vederci come persone nuove. E adesso invece ascoltiamo che cosa ha detto nella sua omelia durante la liturgia eucaristica in occasione della Marcia per la Pace, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. A tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. San Paolo, inviando la sua lettera, la prima lettera, alla comunità di Corinto, augura in questo esordio della lettera stessa a questi fratelli la grazia e la pace. Caris, kai eirene,
così come dice il testo greco della parola di Dio, grazia e pace, ed è il dono di Cristo, la grazia e la pace, perché possiamo vivere giorni tranquilli, affidati totalmente nelle mani del Signore e della sua provvidenza. Questa sera abbiamo percorso le vie di questa bella cittadina di Pianella, tutti quanti insieme, coloro che vivono in questa cittadina e quelli che sono venuti da fuori e dalla città di Pescara e di Monte Silvano, per testimoniarci a vicenda che vogliamo essere noi per primi i costruttori della pace. Quella pace di cui il mondo ha bisogno, quella pace di cui abbiamo bisogno anche noi, nel profondo di noi stessi e della nostra vita, per saper vivere giorni e ore di pace insieme a coloro che sono compagni di viaggio in questo itinerario della vita. E allora ci affidiamo a colui che è luce delle nazioni, che porta la salvezza fino all'estremità della terra, così come ci ha detto il profeta Isaia. L'ho detto anche prima nella partenza della marcia, lui, il Signore, è costruttore di pace. Fra poco, verso la fine della celebrazione e prima di accostarci all'Eucaristia, ci daremo un segno di pace. Che sia realmente questa la volontà di vivere noi stessi, vivendo pienamente la nostra spiritualità nel costruire la pace. E noi rendiamo testimonianza a Cristo. Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io sono venuto a battezzare con l'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. E la testimonianza di Giovanni Battista, colui che viveva nel deserto per proclamare le vie del Signore, le valli colmate, le colline abbassate, per rendere pienamente visibile l'avvento del Regno di Dio che veniva in mezzo all'umanità. Questo regno non è ancora realizzato pienamente, ma noi vogliamo esserne i costruttori. Regno di amore, di giustizia e di pace. E l'augurio che faccio a tutti noi, perché questo 2014 sia realmente per noi l'anno della pace, ma sia l'anno della pace anche per tutte quelle nazioni dove purtroppo regna ancora sovrana la legge della guerra. In maniera particolare vogliamo ricordare la guerra in Siria, sempre fermenti di guerra nella Palestina, sempre fermenti di guerra nel Cono d'Africa, dove si sta morendo sempre di più a causa delle guerre, degli omicidi e degli eccidi. Che sia realmente la buona volontà di tutti i potenti della terra a mettere fine alle guerre in atto e soprattutto a mettere fine alla costruzione di armi, cosiddette convenzionali e cosiddette straordinarie. La pace comincia da noi. Il Signore ce la conceda e così sia.
sulle parole di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, in occasione della Marcia per la Pace svoltasi sabato scorso a Pianella. Noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.